Siamo venuti a visitare il canile municipale che da un paio di anni è in questa nuova, anche moderna, possiamo dire, struttura, e voi gestite praticamente per conto del comune con il volontariato questa struttura, giusto? Esatto, noi da 2 anni siamo appunto a questa nuova location, che è veramente molto bella, e gestiamo appunto a nome del comune. Questa stanza dove ci troviamo adesso è una sala di primo ricovero per quanto riguarda i gatti, quindi i gattini che vengono ritrovati qua, vengono vaccinati, vengono controllati e poi dati in adozione. Quindi il canile, partiamo con la visita al gattile in questo caso. In questo caso ha un piccolo gattile, esattamente. Allora proseguiamo. Bene. Ecco, ci siamo spostati nella parte esterna e qui ci sono tutti i cagnolini. Esatto, qua ci sono tutti i nostri ospiti, sono cani maschi, femmine, giovani, più vecchi, tutti pronti per essere adottati. Ecco, di solito come arrivano qua? Allora, arrivano su segnalazione, l'ASP si occupa del recupero, vengono inseriti in un reparto che si chiama sanitario e per 10 giorni sono sotto osservazione dell'ASL. Vengono controllati, microchip, se non sono microchippati, vengono microchippati, vaccinati e una volta ritenuti sani e idonei, trasferiti nel rifugio. Ecco, e poi naturalmente vengono poi cercati e presi dalle famiglie. Esattamente, c'è per fortuna molta richiesta, molte famiglie che vengono a cercare il loro primo cane o un cane anche da abbinare a cani che hanno già e vengono a cercarlo proprio al canile. Ecco, e voi che accudite questi cagnolini, poi diciamo la verità, a volte vi affezionate anche. Ma noi ci affezioniamo molto, però siamo molto contenti se il cane trova una famiglia. Rimaniamo sempre spesso in contatto con chi fa le adozioni, che magari ce li porta a vedere o ci manda una testimonianza, una fotografia, bene insomma. Ecco, vi arrivano anche cani a volte che vengono maltrattati. Sì, purtroppo ci sono casi gravi di sequestri da parte dell'ASL, ne abbiamo qua in questo momento un paio, sono cani che vengono portati via per maltrattamenti. Noi facciamo di tutto perché il cane riesca a recuperare psicologicamente. Molte volte succede e poi vengono adottati, che è una cosa splendida. Ecco, il carattere di questi animali è diverso dagli altri. È diverso, infatti ci sono proprio dei volontari che si occupano proprio di questo, di un recupero a livello proprio psicologico del cane oltre che a livello fisico. E quando ce la fanno, quanto tempo ci mettono per questo recupero? In genere andiamo dai 2 ai 6 mesi. Più o meno i tempi sono questi. Non sempre va a finire tutto bene, ci sono anche cani che sono rimasti traumatizzati e ci auguriamo nel tempo di recuperare anche loro. Allora proseguiamo. Ecco, ad esempio questa cagnolina aveva avuto dei grandi problemi. Sì, questo è un sequestro che ha effettuato l'ASL per maltrattamenti. Il cane è arrivato qua al canile che era pelle e ossa, proprio uno scheletro, con la coda che si stava staccando per denutrizione. Era rinchiuso in un posto molto stretto, quindi per fortuna da quando è qua, quindi con le cure anche dei volontari che se ne stanno occupando, ha ripreso peso ed è un cane che si sta anche psicologicamente tranquillizzando molto, infatti è molto, molto socievole con noi. Quindi speriamo bene per lei. Voi avete anche una forma praticamente di autofinanziamento un po' particolare, esatto. L'adozione di un box. Esatto, non potendo naturalmente far adottare a distanza i cani perché devono essere liberi di essere adottati dalle famiglie, abbiamo messo in adozione i box in maniera tale che chi vuole contribuire finanziariamente per tutto quello che può servire agli animali, praticamente paga una retta mensile di 13 euro e
quindi adotta un box. Ecco, la risposta qual è di questi box adottati? Attualmente quasi tutti i box sono già stati adottati, quindi c'è interesse da parte degli astigiani di contribuire, ecco, di aiutare il canile, quello sicuramente. Sì. Africa, vieni piccola, vieni a salutarci. Qua sono altri nostri cani, quelli diciamo un po' più anziani, con qualche problema in più, quindi sono, abbiamo dei cani epilettici, dei cani ciechi, allora sono in quest'area che è un pochino più protetta, nel senso che è tutto recintato, per cui hanno la possibilità di stare anche fuori, senza dover passare nei vari corridoi. Insomma, dove sono praticamente un po' come fossero a casa loro, ecco. Ecco, in totale quanti cani avete qui? In totale sono circa un 120, di questi però una ventina sono effettivamente cani parecchio anziani, e allora sono quelli che magari sono più anni che sono qua con noi e quelli che hanno un pochino di problemi di salute in più. Ecco, e quanti volontari siete, in quanti vi alternate qui al canile? Qui come volontari siamo attivi circa 30 persone e riusciamo così ad alternarci durante la settimana e nei weekend in maniera da essere sempre presenti. Ecco, dunque, cosa avete bisogno per questa vostra importantissima attività? Ma la cosa fondamentale è quella che ci veniate a trovare, cioè se siete in cerca di un animale, se state cercando un cucciolo, magari prima di pensare ad altri posti, venire a fare un giro al canile, venirvi a vedere e sono sicura che troverete il cane giusto per voi, quindi aiutateci nelle adozioni. Anche perché voi poi conoscete il carattere di ogni animale, per cui potete anche descriverlo bene. Sì. Poi è un giudizio disinteressato. Esattamente, stando qua come volontari, quindi sempre è normale che conosciamo di più i caratteri dei vari cani, quindi siamo anche in grado di indirizzarvi su quello che come caratteristiche, come carattere più adatto a voi.